Aggressioni, scippi, rapine, violenze sessuali sono in costante aumento. Nel giro di 48 ore, nel buio delle città italiane, si sono registrati 3 episodi di stupro ai danni di giovanissime e sono solo gli ultimi di una lunga lista. La gente ha paura, donne, ragazzi, persone anziane, tutti accomunati da un senso di inquietudine, a volte di terrore, percorrendo una strada poco illuminata, entrando in un parcheggio isolato, attraversando un quartiere periferico. Ma ecco una nuova proposta inserita nel decreto sulla sicurezza, l'organizzazione di ronde che pattuglino strade e parchi al fine di garantire un maggiore controllo del territorio. I sindaci di tutti i comuni potranno avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, scelti con criteri ben precisi previa intesa con il prefetto, al fine di segnalare alle forze di polizia gli eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana e le situazioni di disagio sociale. Questo provvedimento, tra l'altro, ha anche lo scopo di scoraggiare le reazioni di quei cittadini che, sentendosi abbandonati dallo Stato, decidono di farsi giustizia da soli. Ma non sono tutti d'accordo con l'introduzione delle ronde, anzi, per dirla tutta, la proposta sta scatenando non poche polemiche. Il sindacato dei carabinieri giudica le ronde impraticabili e il Vaticano stesso si mostra assai perplesso. La gente vuole una risposta, noi cercheremo perlomeno di provare a dare una risposta a questi dubbi, a queste perplessità. E allora do il benvenuto nello studio di Milano al direttore di Libero, Vittorio Feltri, grazie direttore, e poi ad Alessandra Piano, Franco Oppini, Roberta Beta, e in collegamento dallo studio di Roma vedo già pronto Alessandro Rumore, delegato COCER, l'organismo sindacale dei carabinieri. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Di volontari, si parla di volontari a tutto tondo, che poi ci siano delle iniziative però, all'interno di questi gruppi, per non chiamarle ronde, ci sono poliziotti o carabinieri in congedo. Esatto, quello può essere una formula di però sicurezza. Sentiamo che cosa ne pensa, scusatemi, Alessandro Rumore, che è qui in quanto delegato dei COCER dei carabinieri. Ecco, perché voi le criticate queste tra virgolette ronde? Ma noi sicuramente abbiamo voluto dare un suggerimento al governo, visto che non eravamo stati interpellati per quanto riguarda l'iniziazione del progetto sulle ronde. Noi, il suggerimento nostro era, sono impraticabili perché a noi alle forze dell'ordine mancano attualmente tantissimi uomini, e mettere sulle strade delle ronde che poi devono chiedere il nostro aiuto per intervenire, perché non hanno nessuna funzione giudiziaria nell'intervento, e con un ammanco di uomini talmente grande che abbiamo sia i carabinieri che i poliziotti, poteva creare dei problemi. No, scusi, però Rumore, mi faccia capire, cioè il problema è che se questi volontari riscontrano che c'è un pericolo e chiamano voi non avete gli uomini per intervenire? No, bisogna vedere, in una città come Roma, è una città molto estesa, e tra le pattuglie dei carabinieri e le pattuglie della Polizia di Stato e quant'altro, quanti tipi di interventi succedono e quali tipi di interventi possiamo effettuare noi. Lei ha ragione, l'alternativa è che di fronte a un pericolo non intervenga nessuno, cioè un conto è segnalarvi un pericolo e non poter intervenire, un conto è dire non interveniamo non sappiamo che c'è un pericolo. L'intervento viene fatto, il discorso che si faceva prima era che con l'associazione Carabinieri in congedo, che sono comunque dei professionisti, l'intervento viene fatto in maniera migliore. Mettere su strada dei volontari che non hanno nessun tipo di professione e non hanno mai fatto questo servizio può diventare un problema. Direttore, ma tu sai se c'è la possibilità di regolamentarle in qualche modo? Perché sennò quello che è accaduto a Padova, dove poi la polizia è dovuta intervenire per far sì che non litigassero tra volontari delle ronde e no global, diventa un ulteriore problema. Cioè, c'è qualcuno preposto al controllo dei volontari? Ma qualche disguido è ovvio che ci sia, specialmente ora che siamo all'inizio di questa esperienza, che non avendo precedenti è chiaro che può riservare anche delle sorprese. Io vorrei ricordare al sindacalista del COCER, lo faccio senza polemica, che le forze dell'ordine in Italia hanno più uomini che in qualsiasi altro paese d'Europa. Non è assolutamente vero che c'è carenza di carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, non è vero. Il problema, diciamo così, drammatico è che molti agenti, molti carabinieri e molte guardie di finanza, anziché essere utilizzate in compiti relativi alla sicurezza, vengono impiegati negli uffici e quindi agiscono di timbro piuttosto che in modo attivo. Che cosa risponde Rumore al direttore Feltri? Ma la mancanza di uomini c'è ed è un dato di fatto. Non sono io qui a
a dirlo per la prima volta. Sicuramente bisogna fare una razionalizzazione per quanto riguarda, come diceva il direttore, di determinate situazioni, di ufficio e quant'altro, ma io a questo ci aggiungerei anche le scorte e tante altre situazioni che noi dobbiamo coprire. Ma per quanto riguarda le ronde, noi non abbiamo mai detto che siamo contrari, noi abbiamo detto che bisognava regolamentare. Siccome il regolamento non era ancora uscito, ci dava incertezza il fatto che magari delle associazioni così, anche non avendo quella professionalità che abbiamo dimostrato noi e che dimostrano i nostri carabinieri in congedo, si poteva creare delle situazioni pericolose come si erano create a Padova. Quindi, rumore, adesso che invece si è capito meglio di che cosa stiamo parlando, non siete più contrari? No, noi vogliamo che tutta la situazione sia regolamentata. Noi l'avevamo scritto nel nostro comunicato stampa, che era di ampio margine, poi i giornali hanno rappresentato solamente i carabinieri sono contrari alle ronde, ma in realtà il nostro comunicato era molto dettagliato e diceva, addirittura dava dei suggerimenti al governo sulla sicurezza, quali sono i pilastri della sicurezza. Per esempio, uno dei tanti pilastri sulla sicurezza è quella di istituire, di creare dei nuovi istituti di pena, non certo di fare un indulto, perché questo vanifica l'opera dei magistrati, la nostra opera e successivamente anche quella delle ronde che vigilano a questo punto. Allora io direi, torniamo all'argomento di cui stiamo parlando, ovvero le ronde, non divaghiamo su indulto e altre problematiche inerenti alla mancanza forse di strutture carcerarie, che potrebbe essere l'argomento per una prossima trasmissione, una prossima puntata. Alla qualità della ronda, cioè può anche essere che magari un facinoroso entri in queste ronde chissà per quale motivo, per esaltazione eccetera, quindi il discorso di ex poliziotti, di ex carabinieri, di gente fidata, allora la qualità è importante, per questo miste io penserei, perché è forse il sapere bene è quali. La composizione, allora in questo senso vorrei sentire ancora il signor Rumore, perché le domando, se ci fosse davvero una sorta di patentino per entrare a far parte di queste ronde, di questi gruppi di volontari, se ci fosse davvero un corso per preparare le persone che poi partecipano, questo sarebbe uno strumento in più a disposizione della sicurezza di tutti? Certamente, questo sì, è un patentino per un soggetto che applica una sicurezza partecipata, perché poi di questo stiamo parlando, sarebbe un ottimo elemento, anche perché non dimentichiamoci che le ronde poi vengono affidate in parte ai sindaci, quindi io già mi immagino nel meridione ci potrebbero essere problematiche allorquando qualche comune possa avere qualche infiltrazione. Nell'ambito del Comitato della Sicurezza Provinciale, e questo si deve fare una regolamentazione in modo tale che anche se non ci siano tutti ex carabinieri e ex agenti, comunque il capo squadra di questi soggetti che fanno la vigilanza, questa sicurezza partecipata, insomma sia un ex appartenente alle forze armate, che con i suoi 40 anni di esperienza penso che dia un contributo non solo ai vigilanti ma anche una certa sicurezza ai cittadini.